mattino 6 per questo martedì 3 maggio. Iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricordano San Filippo e Giacomo Apostoli. Ci vediamo la loro storia. L'Apostolo Filippo e Giacomo, il minore, vengono ricordati lo stesso giorno poiché le loro reliquie furono deposte insieme nella chiesa dei 12 Apostoli a Roma. Filippo del primo secolo era originario della città di Bessaida, la stessa degli Apostoli Pietro e Andrea. Discepolo di Giovanni Battista, fu tra i primi a seguire Gesù e, secondo la tradizione, evangelizzò gli sciti e i parti. Giacomo, primo secolo, era figlio di Alfeo e cugino di Gesù ed ebbe un ruolo importante nel concilio di Gerusalemme, divenendo capo della chiesa della città alla morte di Giacomo il Maggiore. Scrisse la prima delle lettere cattoliche del Nuovo Testamento. Secondo Giuseppe Flavio, fu lapidato tra il 62 e il 66 e tuttavia l'attendibilità del racconto è dubbia. Iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani dalle pagine del Centro. Travolto e ucciso da un camion, un 66enne di Serra Monacesca, vittima di un incidente a Torino di Sangro. A centropagina, Paola Damiani prende il posto di Mattoscio, avvocatessa alla Fondazione Pescara Abruzzo. Nelle cronache, su Pescara il calciatore morto in campo, i periti Morosini, poteva essere salvato. Ancora la causa contro Pettinari, D'Alfonso convoca 8 testimoni eccellenti. La movida e il caos in Centro, via Battisti, i residenti protestano contro il degrado. Domenica la sfida con il Lanciano, Pescara, area di derby, tifoseria mobilitata. E poi vediamo anche l'apertura del Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Si apre con la Carichieti, solo debiti, Carichieti verso il crack. Prima udienza civile dopo l'istanza di dichiarazione di insolvenza per la Banca della Colonnetta. L'analisi del consulente Bigerna, 0 attivi e 45 milioni di debiti. Fallimento quasi inevitabile. Processo Morosini, la testimonianza del 118, dissi due volte, qui c'è il defibrillatore. E poi Pescara Abruzzo, Damiani presidente ma vince Mattoscio. L'ex presidente resta come segretario generale, D'Alfonso perde ma incassa i soldi per la saga. L'Aquila, colpo d'arancia meccanica, c'è il mandante. E poi la condanna, pena di 3 anni a padre Salvatore. Ancora di spalla Marco Pannella saluta i Teramani, è diventato cittadino onorario. Di taglio alto il calcio, la Lega Pro, ribaltone all'Aquila, in panchina torna Perrone. Il basket, la 2 playoff, Sharks-Roseto, stasera gara 2 con Ferrentino per pareggiare. Il meteo pazzo, dopo Chieti anche l'Aquila riaccende i termosifoni. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. BCC, fusione sarà bagno di sangue, la piattaforma prevede tagli del 40% al valore delle azioni e misure draconiane per i 52 dipendenti. E poi Teramo, 4 sì dai capibastone, l'amministrazione può andare avanti, è il Teramo's Got Talent. Cittadinanza onoraria Marco Pannella, il sindaco chiama il leader radicale nel giorno dell'86esimo compleanno e lui si commuove. La pioggia non ferma il mito della maratonina pretuziana. E poi a Silvi, bimba di 18 mesi, muore per infarto. Di taglio alto a Tortoreto le dimissioni con giallo sulla data di scadenza. Martin Sicuro, 8 prostitute moltate sulla statale Nord. Questi dunque i titoli di apertura prima di sfogliare le pagine dei quotidiani. Come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, inutile sottrarsi ai problemi, le difficoltà, lo sapete bene, vi seguirebbero. Rimboccatevi dunque le maniche e risolveteli definitivamente una volta per tutte. Se una persona vi sta mettendo le strette per una decisione, non lasciatevi intimorire. Toro, la luna ce la metterà tutta affinché oggi le cose girino per il verso giusto. Sul lavoro avete una personalità così spiccata da non passare certo inosservati, conquisterete un importante traguardo, sarete soddisfatti della vostra sfera affettiva. Gemelli, non aspettatevi lodi particolari dei vostri familiari, sono soddisfatti di voi, ma ve lo dimostrano con i fatti più che con le parole. Nel lavoro lasciate perdere i collaboratori che non hanno molta voglia di darsi da fare. Cancro.
altro. In questo momento le amicizie rappresentano un punto fermo importante che non deve essere messo in discussione da eventi esterni. Nel lavoro non fatevi prendere da incertezze che non hanno ragione d'essere. Leone, attività impegnative generano un certo nervosismo. Per non peggiorare la situazione, cercate di programmare al meglio i vari impegni. Prendetevi del tempo per voi stessi. Curate di più l'alimentazione con alimenti integrali. Vergine, vi rendete conto, ancora una volta con sorpresa, che niente è casuale. Alle volte un'esigenza si realizza proprio nel momento più giusto. Mettete da parte le paure e non negate alla persona del cuore la possibilità di condividere progetti. Bilancia. Vi sentite padroni della vostra vita, lasciatevi quindi guidare dalle vostre intuizioni. Importanti anche i sogni, che oggi saranno molto significativi. Le questioni di cuore vi riservano sorprese e cambiamenti positivi. Scorpione, una certa inquietudine vi accompagnerà per tutta la giornata. In amore, discussioni e incomprensioni possono essere all'ordine del giorno. Occupate il tempo libero facendo le cose che amate di più. Sagittario, ricordate che pensare e riflettere è bene, ma se esagerate rischiate di cadere in sterili elucubrazioni. Sul lavoro potreste trovarvi di fronte a un'emergenza che riuscirete comunque a gestire al meglio. L'amore sarà meno esuberante. Capricorno, la chiave del vostro successo oggi risiede in una grande abilità organizzativa che vi consente di passare dal pensiero all'azione in un attimo. Non esaltante l'intesa con la persona amata, ma la colpa è più la vostra. Acquario, periodo con qualche problema. Molti nodi e motivi di attrito potrebbero venire a galla proprio in questo giorno. Non create ulteriori motivi di discussione impicciandovi di quanto non vi riguarda o esagerando con le pretese. Pesci, la giornata promette incontri, appuntamenti e occasioni da non perdere. Approfittate di questa giornata per mettere mano a qualche situazione traballante, senza storcere il naso di fronte alle responsabilità. Vediamo ora l'apertura dei quotidiani nazionali, iniziamo dalle pagine della Repubblica. Il referendum, via la sfida, unioni civili in aula subito, Renzi dopo 63 governi si cambia, il fronte del no vuole dividere il quesito. E poi Marò a casa anche Girone, così ora vinceremo l'arbitrato. Piccolo Leicester trionfa e Ranieri è il re d'Inghilterra. E poi dalle pagine del Messaggero, riforme, Renzi in trincea per il sì referendum costituzionale, il Premier apre la campagna dopo 63 governi, si cambia, 10.000 comitati per il voto, anche Napolitano nel team del leader, malumori a sinistra. Centropagina, la favola Ranieri incanta Roma, il Leicester sbanca l'Inghilterra. E poi banche in borsa, torna l'altalena stop alla Vicenza. Corriere della Sera, 10.000 comitati per il sì, Renzi lancia la campagna sul referendum, il cambiamento dopo 63 governi, anche qui banche in borsa sotto pressione, stop a Vicenza. Il Tempo, come morire bruciati in ospedale, al San Camillo, nel più grande nosocomio romano, un paziente arso vivo nel suo letto. Una nostra inchiesta denunciò gli incendi, il giallo dei ricoverati in sala operatoria. Dopo 4 anni torna a casa il Marò, forse il Tribunale dell'Aia libera Girone, ma l'India ovviamente si oppone. E poi il Fatto Quotidiano, qui nella casa di Regeni abbiamo ancora paura, reportage dal Cairo per la prima volta nell'appartamento di Giulio. Il Tribunale dell'Aia, il Marò Girone in Italia mentre si fa l'arbitrato. L'inchiesta nelle carte dell'archiviazione, molte ombre sul nuovo capo della Guardia di Finanza, Toschi, Mercedes e contanti. Sulle pagine dell'Avvenire, 90.000 figli soli, record di baby migranti l'anno scorso in Europa e l'Unione Europea discute sullo stop prolungato a Schengen. E poi Termini e Ilva, due luci al sud per il lavoro. Finalmente si cambia, da Renzi sprint riforme.
Sul manifesto maltrattati riguardo il futuro di 1 miliardo di persone, ma i trattati di libero commercio restano segreti. Greenpeace rivela i documenti e denuncia i rischi per ambiente, clima e lavoro. E sabato a Roma manifestazione nazionale contro il TIP. E poi la Popolare di Vicenza annoda la borsa dopo che ha rovinato gli azionisti. Libero gli imam italiani che tifano per l'ISIS. La maggior parte dei predicatori delle moschee abusive invita a non denunciare chi vuole unirsi ai tagliagole del califfo. Qualcuno anzi applaude. Che cosa aspettiamo? Espellerli? E poi ordine del Tribunale dell'Aia, la prima vittoria sul caso Marò. Girone tornerà a casa. Ecco le conseguenze del decreto su Etruria & Co. Niente borsa per Vicenza, banche a picco. L'Unità porta a porta da Firenze, Renzi lancia la campagna referendaria di ottobre. L'Italia non torna indietro, obiettivo 10.000 comitati in tutta Italia e nelle città pronti al via candidati e liste. E poi la favola è scritta, il Leicester vince la Premier League. Girone torna a casa, Marò in Italia durante l'arbitrato. Torniamo sulle pagine del centro e iniziamo da quelle nazionali. Lo scontro internazionale Marò svolta dopo 4 anni. Girone tornerà a casa, il tribunale arbitrale dell'AIA, il militare aspetterà in Italia la sentenza finale, la famiglia ha finito un incubo. Renzi dice straordinario e l'India detta le condizioni. La lunga attesa tra studi e speranza, nei 50 mesi d'esilio forzato, il fuciliere si è diplomato e ha adottato un cane. Governo, i nodi, riforme, Renzi lancia la campagna del sì al referendum, vincerà l'Italia, che non dice sempre no, voglio 10.000 comitati, unioni civili a naso, servirà la fiducia. E poi Franceschini, investimento eccezionale, il CIP 1 miliardo per la cultura e il patrimonio. Comunali Roma, Marchini, Sdogana, Storace, è un fascista autentico, vero decore. E poi il futuro dell'auto, FCA punta a Google per la macchina senza guidatore. Marchionne dice la vedremo molto presto se è discorso vero. Stabilimenti italiani, piena occupazione entro il 2018. Di taglio basso riapre l'ex Fiat Termini Imerese nello stabilimento, i primi 20 dipendenti da tute blu a impiegati per Blue Tech. L'indagine sugli inquilini per l'omicidio di Fortuna, inquirenti al lavoro sui silenzi complici degli abitanti del palazzo di Caivano, chiesta la riesumazione del corpo di un altro bambino di 4 anni. Cassazione rubò del cibo per sfamarsi, il fatto non costituisce reato. Scoperti 3 pianeti come la Terra, dallo spazio distanti 40 anni luce sono potenzialmente in grado di ospitare vita. I migranti, l'Eurostat dice minori in aumento, sono 88.000 nel 2015, il numero è quadruplicato rispetto al periodo 2008-2013, domani un vertice all'Unione Europea su prolungamento dei controlli ai confini. Sulla pagina di apertura dell'Abruzzo si parla di migrazione interna, l'Abruzzo nel sud è la regione preferita. In 10 anni gli ingressi sono stati più delle uscite, da Lazio, Campania e Puglia gli arrivi più numerosi. Pantalone di Confindustria Chieti Pescara dice ASL no a tagli lineari su acquisti, l'istituzione della centrale unica dovrà razionalizzare i costi. E poi la regione, i sindacati verso lo sciopero, il tempo è scaduto. La CISL FP, dopo la proclamazione dello stato di agitazione del personale, ritiene inderogabile forme di proteste più incisive se il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, non dà risposte concrete ai dipendenti regionali coinvolgendo il sindacato ai tavoli di contrattazione. Andiamo avanti sempre sulle pagine del centro e apriamo quella su Pescara, il frastuono, puzza e paura il lato scuro della movida. Scaduta da un mese l'ordinanza che vietava alcolici e bivacchi all'aperto in centro. La zona del mercato coperto torna invivibile per i residenti, è colpa della politica. E poi una trattativa in bilico, riscoppia la lite sui tagli dei pini in viale Regina Margherita. La tragedia allo stadio, Morosini, nessuno usò il defibrillatore. Al processo contro 3 medici sfilano i testimoni dell'accusa. Lo strumento era vicino al calciatore, c'era una gran confusione. La difesa del medico del 118, Molfese, non era tenuto a intervenire. Molfese viene accusato di non essere intervenuto, ma nessuno è ancora riuscito a spiegarci in base a quale norma avrebbe dovuto farlo. Parla così l'avvocato Alberto Lorenzi, che insieme al collega Claudio Gabriele assiste
il medico del 118 di Pescara, Vito Molfesa, a margine dell'udienza del processo sulla morte del calciatore Pier Mario Morosini, deceduto il 14 aprile del 2012 dopo essersi accasciato sul terreno di gioco dello stadio Adriatico nel corso della partita Pescara-Livorno. I periti, il calciatore poteva essere salvato, in aula gli esperti che eseguirono l'autopsia, un soggetto così giovane era in grado di riprendersi. Auto a fuoco, paura nella galleria, la strada chiusa per un'ora, Porta Nuova, uno scontro fra un'auto all'incrocio della Pineta. E poi D'Alfonso 8, testimoni eccellenti per la maxi causa contro Pettinari. Oggi ci sarà la seconda udienza del contenzioso da 200.000 euro contro il Grillino. Il governatore vuole in aula Melilla, Mattoscio, Paolucci e Pacilio. Nessuna domanda sulla ASL, dovranno parlare del suo prestigio. Sono tre le frasi contestate per l'affare delle ASL. Avrebbe fatto passare come una persona scaltra e avvezza a cambiare opinione secondo la comodità e il vantaggio del momento, dice così l'atto di citazione di D'Alfonso contro Pettinari. In merito all'operazione della ASL con l'acquisto del palazzo di via Rigopiano, D'Alfonso sostiene che il consigliere del Movimento 5 Stelle avrebbe riferito fatti non veri e di cui in qualità di consigliere era a conoscenza. Replica anche il consigliere del Movimento 5 Stelle che pubblica un appello sui social e dice: per aver posto queste domande e denunciato i fatti all'autorità giudiziaria è giusto che mi trovi a difendermi civilmente da chi vorrebbe 200.000 euro perché a suo dire avrei leso la sua immagine? Non ci fermeremo mai e l'appello è a sostenerlo in tribunale questa mattina alle 9.30. E poi ancora furto nel capannone, due arresti, entrano nell'edificio in disuso con un'auto rubata, presi due settimane dopo. Il mare, spuntano fuori 400 fosse biologiche che inquinano l'acqua. Il centrodestra detta le condizioni per sbloccare il bilancio, subito i fondi della regione per bonificare il territorio. E il Comune al Verde spende 460.000 euro per la città della musica. Una delle più grandi incompiute di Pescara continua a drenare soldi. L'amministrazione comunale ha previsto nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche, all'esame in questi giorni del Consiglio, di spendere altri 460.000 euro per completare l'immobile iniziato nel 2009 dopo numerose traversie. E poi, approvato il progetto in giunta, via il canale di irrigazione per le aiuole della Riviera. Fondazione Pescara Abruzzo affidata ad un'avvocatessa. Paola Damiani prende il posto di Mattoscio, proseguirò i suoi progetti per la città. La festa dopo 40 anni con il maestro Patricelli, il ringraziamento degli alunni dell'elementare Pescara Colli, classe 69, ci ha insegnato a vivere. Premiati i lavoratori di Ali, grande festa in provincia, tradizionale cerimonia con le organizzazioni sindacali CGL, CISL, UIL e CONFSAL, riconoscimento anche ai precari di Attiva accampati in Piazza Italia da 4 mesi. E in 18 ricevono le stelle al merito del lavoro e 5 sono pescaresi. Sulle pagine di Montesilvano, emergenza spazzatura, il nuovo gestore. Rifiuti 25.000 euro per avviare il nuovo appalto. Parte la gara sulla scelta della ditta alternativa, la Tradeco. Nel frattempo il servizio dovrebbe andare a Lati di Cesena. Le politiche sociali, sia un nuovo regolamento per ripartire i fondi. Analizzare i problemi della disabilità per adottare nuove misure e interventi. Con questo obiettivo nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha istituito un nuovo tavolo dopo quelli dedicati alla Tari, al borgo, al commercio, ai giovani e agli anziani per affrontare la questione. Di taglio basso è Maria, la campionessa d'Italia dei fornelli. Il titolo nazionale ha una casalinga di Montesilvano che ha la famiglia in Veneto. E poi tutte le premiate. Una denuncia ha spento il semaforo per l'allerta alluvione su Viale Europa. Aliano è polemico e attacca la giunta Maragno su Facebook. Ecco come spendono i nostri soldi, è ridicolo. E poi nelle immagini della videosorveglianza l'autore della rapina al Porto Allegro. In 1400 al Palasport per il concorsone da vigile urbano, la prova scritta si terrà
Il 18 maggio i candidati saranno divisi in tre turni per rispondere a 30 quesiti. Francavilla verso il voto, Di Renzo firma il codice etico, Mantini con Salvini. E poi a San Giovanni speculano su chi è in difficoltà, Caldarelli contesta la procedura sui 30 alloggi in social housing. Festa del patrono a Francavilla, il bacio della reliquia e processione solenne per San Franco. Al via il pellegrinaggio di 330 km da Roma a Manoppello. Parte oggi il viaggio dopo la benedizione del pontefice. 300 fedeli seguiranno le tappe del Volto Santo. Ancora la sfida di 120 scout tra boschi e scalate, prove di abilità ed esercitazioni nella natura. I ragazzi partiti da Popoli e arrivati a Tocco da Casauria. E poi un parco per lo sport e la cultura dedicato a Eliseo, sulle cronache di Penne. La pagina di Chieti, tragedia a Torino di Sangro, travolto e ucciso allo stop del camion. Umberto Lattanzio, 66 anni, di Serra Monacesca, era con la moglie, finita sotto shock, forse ha avuto un malore alla guida. Ex Cari Chieti, il fallimento è inevitabile, il commissario 0 euro in di attivo, il giudice sentenza entro giugno, la nuova banca punta sul web. Da questa notizia passiamo alle pagine del Messaggero, proprio per la stessa notizia in riferimento a quella che è stata ieri la prima udienza per il caso della Cari Chieti. Cioè, è stata richiesta il crack della banca, tutto questo, eccolo qua, solo debiti la vecchia Cari Chieti verso il crack. Negli atti del processo il parere del governatore Visco, nel passivo anche le obbligazioni, ex amministratori stangati, l'ultimo di Gisbrolli e altri tre si costituiscono in giudizio. I giudici hanno 60 giorni per emettere la sentenza. Meno impiegati e maggiori servizi, il futuro adesso si chiama Web Bank. E poi la prima udienza ieri in tribunale, il commissario liquidatore dice un caso eclatante di insolvenza. Ieri mattina l'avvio del processo proprio per il crack di Cari Chieti, resta l'unica banca delle quattro ancora a non aver proceduto, e allora abbiamo ascoltato proprio il commissario liquidatore. Vediamo. Si è svolta questa mattina l'udienza che dovrebbe portare alla dichiarazione di fallimento della ex Cari Chieti. Nel dettaglio l'obiettivo ruota intorno alla decisione di insolvenza per il vecchio istituto di credito e sul tavolo sono state presentate tutte le carte finora coperte da riservo. Davanti al giudice delegato Nicola Valletta si sono seduti l'attuale amministratore di Nuova Cari Chieti Salvatore Mordino e il commissario liquidatore Massimo Bigerna. Ad una prima stima non confermata si contano più di 800 milioni di deficit. Sotto questo profilo ci sta pensando lo Stato, perché ha approvato questo decreto che prevede il rimborso, se non totalmente ma in buona parte, delle obbligazioni subordinate. Diciamo, questa è l'unica soluzione possibile, perché la procedura della Cari Chieti, come dicevo prima, non ha assolutamente disponibilità, non c'ha assolutamente niente all'attivo e quindi non sarebbe in grado di procedere a nessun rimborso. Per le altre banche questo già è stato fatto e speriamo che anche il Tribunale di Chieti proceda abbastanza velocemente in questo accertamento, quindi, anche perché i tempi sono importanti. Al centro dell'interesse resta il destino dei correntisti che hanno perso tutti i loro risparmi. Se verrà confermata la dichiarazione di stato di insolvenza, seguirà l'apertura del fascicolo per bancarotta fraudolenta da parte della Procura di Chieti. E da qui anche la questione della responsabilità degli ex amministratori dell'Istituto di Credito. Poi si apriranno tutte le azioni civili e penali tese ad accertare quali siano state le vere cause di questo dissesto e naturalmente addossare le responsabilità a coloro che le hanno determinate. E ora ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, un avvio di settimana sotto la pioggia, le temperature si sono abbassate, per i prossimi giorni cosa si prevede? Ma intanto diciamo, Francesca, che il tempo nelle prossime ore continuerà ad essere influenzato da masse d'aria piuttosto fredda che giungono dai vicini Balcani e che favoriscono ancora condizioni di instabilità
sulla nostra regione, in particolar modo sul versante orientale della nostra regione, dove ci sarà spazio ancora a delle precipitazioni in attenuazione tra la tarda mattinata e il pomeriggio, perché poi la perturbazione che in questi ultimi due giorni ha interessato gran parte della nostra penisola tenderà ulteriormente a spostarsi verso la Grecia e ciò favorirà un miglioramento. Un miglioramento che però sarà ancora una volta temporaneo, in quanto un nuovo impulso di aria fredda proveniente dall'Europa centrale tenderà a scivolare verso le nostre regioni adriatiche, interessando anche la nostra regione, soprattutto in nottata e nelle prime ore della mattinata di domani, con degli addensamenti localmente associati a dei rovesci, soprattutto al primo mattino. Ecco, al primo mattino c'è la possibilità di rovesci localmente anche a carattere temporalesco. Poi diciamo che la situazione tornerà nuovamente a migliorare, anche se ci saranno ancora degli addensamenti, annullamenti probabili soprattutto sulle zone montuose, e poi pian piano il tempo migliorerà, anche se lo farà in maniera graduale, soprattutto tra venerdì e sabato. Ecco, tra venerdì e sabato dovremo avere condizioni meteorologiche migliori rispetto a quelle che stiamo attraversando in queste ultime ore, quindi tempo in miglioramento. Poi bisognerà vedere quale influenza avrà una circolazione depressionaria in approfondimento sulla penisola iberica, che potrebbe convogliare masse d'aria umida sulla nostra regione nella giornata di domenica, e di conseguenza potrebbe tornare a coprirsi il cielo anche sulla nostra regione, ma di questi ed altri dettagli ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Francesca. Prima di salutarci, Giovanni, noi ricordiamo sempre tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni Dario in regia, questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo. Qui troverete tutti i bollettini aggiornati, le previsioni in corso delle ore e soprattutto segnaliamo le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi. Come vedete, monitorano costantemente il territorio, si capisce quella che è la situazione su tutta la nostra regione. Noi suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama Abruzzo Meteo, eccolo qua, ed è la pagina ufficiale dove troverete tutto quello che è presente sul sito, troverete anche gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni De Palma, come vedete con la descrizione della situazione, e troverete insomma tutto quello che serve per potersi muovere sempre in sicurezza. Noi suggeriamo anche il suo profilo personale, perché qui troverete qualche curiosità in più, la foto scattata alle prime luci dell'alba da Monte Silvano, dove vengono registrati anche i gradi, sempre per capire l'avvio di giornata, gli strumenti di rilevazione meteo per gli appassionati, dove insomma c'è tutta la spiegazione in dettaglio di quello che è il lavoro dell'esperto meteo, e soprattutto le segnalazioni degli utenti, cioè foto e video postati sulla sua bacheca per mettere al corrente Giovanni De Palma della situazione, ma al contempo anche tutti gli utenti che sono connessi alla sua pagina, perciò noi lo suggeriamo. Giovanni, io come sempre ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà domani mattina alle 7.20. Ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e torniamo per la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo sulle pagine del centro e apriamo quella di L'Aquila. Si parla di malasanità, un altro caso di sangue infetto, morto di epatite ai parenti, un maxi risarcimento. Il ministero, condannato a pagare circa 700.000 euro alla moglie e ai tre figli, si era ammalato dopo un'emotrasfusione fatta da Vezzano nel 1981. E poi la Camera di Commercio, le nomine, eletta la nuova giunta Frattale all'albo gestori ambientali, il caso Teramo. Paura, gioia dei Marsi, tetto a fuoco, coppia in salvo, ma la casa non è più agibile. Di taglio basso, buoni risultati per l'esercizio 2015. Assemblea della BCC Roma con 1.300 soci abruzzesi. E poi un concerto dedicato a Dalla, così la Lilt compra l'ecografo. La pagina di Teramo, il riconoscimento nel giorno dell'86esimo compleanno, Pannella diventa teramano ad honorem. Il comune consegnerà la cittadinanza al leader radicale appena potrà uscire di casa, ora ha gravi problemi di salute. La telefonata di Brucchi si è commosso ed emozionato e ha detto: non me la merito, tu dai un bacio e un abbraccio a tutti i miei 55.000 concittadini. Morì bruciata lavorando in nero, Montorio commemora Marisa. E poi a Silvi il decesso per arresto cardiaco, muore una bimba di 18 mesi, la bambina era malata dalla nascita.
Di taglio basso le prostitute multate di 500 euro sulla statale 16. Martinsicuro, il blitz dei carabinieri colpisce 8 romene, applicata l'ordinanza del sindaco sul decoro. Andiamo sulle pagine del Messaggero. Maledetta primavera, i sindaci costretti a riaccendere le caldaie. Dopo Di Primio anche Cialente ai ripari. Il disastro delle gelate che ha distrutto le campagne. Il sole torna nel prossimo weekend. E poi la rarità, malaria, 5 casi in un anno all'Aquila. La CISL, regione disorganizzata, e la Gerardis dice sono accuse generiche. Dopo l'ultimatum proclamato lo stato di agitazione, il tempo è scaduto, così dice la CISL FP che con altre organizzazioni sindacali ha proclamato lo stato di agitazione del personale perché ritiene inderogabile la proclamazione di forme di proteste più incisive se il presidente D'Alfonso non darà risposte concrete ai dipendenti regionali, coinvolgendo il sindacato ai tavoli di contrattazione. E poi Pescara Abruzzo, il vincitore Mattoscio, l'uscente piazza al vertice la fedelissima Paola Damiani e neutralizza la candidatura di Augusto Lamorgia. Per l'uomo al timone di Corso Umberto, da oltre 20 anni, è pronta la carica di segretario generale, finora mai ricoperta. Il blitz sulle nomine nel pomeriggio, la prescelta per la successione è un avvocato già membro del CDA. Dietro l'apparente sconfitta di D'Alfonso, un patto per salvare Ryanair con il sostegno della fondazione, sempre in merito a Nicola Mattoscio, come sappiamo presidente della Saga. E poi in un video la notte folle in via Battisti, la movida esagerata, Baraonda e Schiamazzi fino alle 3 di sabato, poi entrano in scena i mezzi di Attiva e i residenti rimangono svegli. Dissi due volte, il defibrillatore c'è. Al processo per la tragica fine del calciatore Morosini, l'accusa di un infermiere del 118, nessuno mi disse di usarlo. Secondo i periti lo strumento avrebbe potuto salvare la vita all'atleta del Livorno. Gli imputati sono i tre medici presenti. Un'udienza di svolta, altri membri delle squadre di soccorso confermano la versione. D'Alfonso Pettinari, la seconda udienza quando la politica prosegue in tribunale. La querela, il governatore chiede 200.000 euro per le accuse relative all'immobile della ASL. Oggi prevista la causa al tribunale di Pescara, la seconda udienza alle 9.30. E poi il protocollo, l'infarto, ora lo cura lo psicologo in ospedale, si sperimenta lo yoga. Rogo nella notte devasta l'edificio di Erie School College, nessun dubbio sulla natura dolosa dell'incendio sviluppatosi nella struttura privata dell'imprenditore Carmine Di Nicola. I fatti si svolgono a Francavilla, le fiamme partite dai bidoni dei rifiuti pieni di carta, un avvertimento o vandalismo sono tra le ipotesi al vaglio. L'incontro dal dissesto idrogeologico allo sviluppo, un patto per il Gran Sasso Pescarese. I sindaci della zona incontrano D'Alfonso, focus sulle risorse del Masterplan per Parco Nazionale e Area del Voltigno. Sempre sulle pagine del Messaggero. Proviamo a tornare indietro. Ieri c'è stato questo incontro, come abbiamo detto, sul Masterplan da parte del governatore D'Alfonso insieme ai sindaci. Un incontro importante, se ne è parlato tanto del Masterplan proprio perché c'è la previsione di fondi importanti, soprattutto per tutte le questioni che riguardano anche la sicurezza. Allora vediamo. Dio ci ha dato delle bellezze straordinarie, tipo queste terre alte, la montagna che unisce Abruzzo al suo interno, le province di Pescara, di Teramo e dell'Aquila. Noi abbiamo soltanto il dovere, il bisogno di rendere questi luoghi raggiungibili nel pieno rispetto della natura e delle bellezze della natura. Attraverso questo investimento noi finalmente riempiamo un vuoto di comodità e di sicurezza infrastrutturale che poi dovrà dare luogo all'espressione di questa straordinaria potenza. Attraverso questa montagna ed altre abruzzesi noi riusciamo finalmente a collocare turisticamente l'Abruzzo. Ci sono 60 milioni di pensionati americani che guardano con interesse l'Abruzzo, ma anche tant'altra potenziale domanda dell'Europa. Noi dobbiamo superare il rapporto tra desiderio di venire e realtà della venuta. Investire sulle infrastrutture, sulla piena conoscibilità del prodotto Abruzzo significa anche consentire che l'Abruzzo si trasformi in maniera definitiva in una destinazione.
Ora sulla pagina di L'Aquila, sempre sul Messaggero, dal governo 30 milioni per Duomo, mura e chiese. Presentano il piano turismo e cultura, interventi nel cuore del centro storico. Franceschini, stanziamenti già pronti, L'Aquila è una ferita ancora aperta. E poi la polemica, i grillini bocciano senza appello il masterplan. Stroncato senza appello dal Movimento 5 Stelle, ieri la senatrice Enza Blundo e l'architetto Antonio Perrotti hanno duramente criticato il piano, definendolo una proposta di millantato credito programmatico. Non si affrontano i nodi veri, ha tuonato Perrotti, il centrodestra è latitante, fa finta di fare opposizione e non fa obiezioni di sostanza. E poi un mandante per Arancia Meccanica in villa. Due anni fa la rapina da migliaia di euro nella villa di Sant'Elia, condita dal pestaggio e danni del dirigente comunale Cafaggi. Per procura e polizia il raid è stato ordinato dall'imprenditore D'Alessandro, che si è servito di una gang romeno-albanese. Gli stranieri avevano portato via Rolex, gioielli e iPhone, legati e imbavagliati pure moglie e figli. Il prete anticamorra da un gatto al vescovo di Padova, voglio tornare a casa. L'autovelox Tiburtina terrorizza la Marsica, pioggia di multe in arrivo, posizionato nel comune di Scurcola, a volte anche dentro cappelle, le poste stanno consegnando le raccomandate ai conducenti troppo veloci. Automobilisti infuriati, signora multata due volte per aver sforato di 2 chilometri, questo sulle cronache di Tagliacozzo. Chieti, solo debiti per la vecchia Carichieti verso il crack. E poi padre Salvatore condannato a 3 anni, la sentenza al centro dell'intrigo, la sua rielezione come superiore dei Camilliani, fece sequestrare 2 confratelli. Furti di computer nelle scuole, scatta terzo arresto nel mirino, una banda vastese nella rete della polizia, un 43enne che ricopriva spesso il ruolo di palo. Il commissariato, ancora una volta preziosa la collaborazione dei cittadini. E poi lo schianto tra un'automobile e un tir, muore un ex dipendente comunale, forse una precedenza mancata all'origine del terribile incidente. Si parla delle cronache di Torino di Sangro, Umberto Lattanzio tornava a Serra Monacesca con la moglie, il cordoglio del sindaco. A Teramo di Sabatino i gatti d'accordo solo su una cosa, il cambio di passo. Faccia a faccia tra i maggiori avversari, maggioranza, piccolo passo avanti. Al vertice hanno partecipato anche il sindaco Brucchi, Tancredi e le altre forze della coalizione. L'incontro si è tenuto nella sede del nuovo centrodestra, per ora non si è ancora parlato di posti in giunta e la riunione aggiornata a sabato. Nuova legge sul soccorso alpino, l'Olimpionico Oteni, ospite d'onore. E poi l'allarme, sfratti per morosità in aumento. I sindacati dicono più case popolari. Ultimo prelievo, ok, nessun problema per il fiume Tordino. A Giulianova i nuovi controlli dell'ART hanno scongiurato qualsiasi inquinamento, ma non bisogna abbassare la guardia. E si punta intanto al rilancio del mercato ittico ed ecco come funzionerà. E poi a Sant'Omero, sit-in di residenti ambientalisti, la nuova discarica resta in stand-by. La mobilitazione della vibrata a Pescara per dire di no alla piattaforma dei rifiuti. Andiamo sulle pagine invece della città e qui si parla ovviamente del caso ancora del defibrillatore per Pier Mario Morosini. Dissi due volte che c'era il defibrillatore al processo per la morte del calciatore del Livorno, parla l'infermiere del 118 in campo. Gli imputati sono i medici del Pescara, del Livorno e anche il medico del 118 e l'accusa è quella di omicidio colposo. Di taglio basso anche qui, fondazioni bancarie, il comitato di indirizzo ha nominato il nuovo presidente, forte la componente rosa. Pescara Abruzzo, Mattoscio, passa il testimone a Paola Damiani. Primo piano, BCC, la fusione sarà un bagno di sangue. Le linee sul piatto, per i soci, azioni al 60% del valore, per i dipendenti, i tagli draconiani alla spesa degli stipendi. Sede d'organizzazioni, cancellata la direzione di Viale Crucioli, che diventa filiale. Prevista la chiusura di Via Savini, Via Crucioli e Sant'Atto, valorizzate sul mercato. I consumatori, l'associazione Robin Hood, lancia un appello ai teramani coinvolti nel default del 2001. Tango Bond, possibile recuperare il rimborso al 150%.
La crisi al comune di Teramo, 4 sì da Brucchi Gatti, Dodo e Tancredi. Al primo tavolo politico i capi bastoni decidono di andare avanti e il prossimo giro di consultazioni sarà allargato. Le forze dell'attuale maggioranza siedono al primo tavolo con un testimone al seguito. Alla prossima riunione si discuterà anche con Civica e AN. E poi la cittadinanza onoraria a Marco Pannella nel giorno del suo 86esimo compleanno. Il sindaco chiama il leader radicale per annunciargli il riconoscimento. La viabilità ha sradicato un palo dell'illuminazione pubblica. La rotonda ovale fa un'altra vittima. Pecorelle smarrite lungo la Teramo Mare. Il sindaco, diretto allo stadio, blocca il piccolo gregge e chiama i soccorsi. Le bestie recuperate dai vigili del fuoco. Il rischio, 5 pecore e un caprone, forse entrati dal cantiere dello svincolo, hanno creato un pericolo in superstrada. Ecco le foto. E poi ancora sulle pagine della città, Sicet, sfratti in crescita e poche case popolari. Il sindacato degli inquilini denuncia l'emergenza nel capoluogo e la carenza di alloggi in tutta la provincia. I dati del Ministero, meno ordinanze e più sfratti, soprattutto per morosità. Comuni impreparati a far fronte all'emergenza. Di taglio basso si parla di sanità, il consigliere Grillino dice un guazzabuio inestricabile nel quale bisogna mettere ordine. Mercante solleva dubbi sui concorsi all'ASL di Teramo. La stracittadina, la pioggia non ferma il mito della maratonina, il vincitore è Biniam Senibeba Adugna dell'Atletica Vomano che ha trionfato sul percorso di 10 km con il tempo di 29:53. Un ponte da Teramo per il sisma in Ecuador, donati aghi e siringhe per far fronte all'emergenza umanitaria dopo il devastante terremoto del 16 aprile. La consegna, sono stati consegnati siringhe e aghi donati dalla società Pentaferte di Campli all'ospedale Guayaquil. La provincia, la regione cancella la vigilanza ambientale. Con la soppressione degli enti, la polizia provinciale perde la sua funzione di salvaguardia della natura e c'è l'allarme perché il WWF attacca la regione per non aver ancora provveduto ad attivare un servizio di vigilanza per garantire il controllo. Castellalto, Bruno Nocella correrà per la poltrona di primo cittadino. 5 Stelle presentano lista e candidato. Sulla viabilità, tre province e altrettanti tanti comuni firmano il protocollo per la gestione dei fondi in arrivo dal Masterplan. 6 milioni di euro per sistemare la strada tra Castelli e Rigopiano. Il Circus scongiurato lo stop, si tratta sull'organico. Ieri i camion hanno conferito regolarmente i rifiuti e questa mattina l'incontro in regione tra i sindaci, curatori e anche l'ARTA. Il giudice fallimentare ha prorogato fino al 30 luglio il permesso alla CSA per utilizzare gli impianti di Casette di Grasciano. Per il momento resta in vigore il divieto di conferire e lavorare i rifiuti organici. E poi prostitute si spostano sulla zona nord a Martinsicuro, i carabinieri multano 8 lucciole lungo la statale 16 a Martinsicuro. Ogni prostituta è stata multata di 500 euro come previsto dall'ordinanza del sindaco Camaglioni. Sempre a Martinsicuro la burocrazia rischia di bloccare ancora l'Aveco. L'azienda non può completare i lavori di adeguamento perché manca un permesso. Valvibrate i dati del comune, a Nereto cresce la differenziata e diminuisce anche la tassa sui rifiuti. A Giulianova il PD di Mastromauro affama i giuliesi. Linea retta, il centrodestra attaccano su Tari e sgravi per le fasce deboli. Sono segnali sinistri per le opposizioni, anche in maggioranza le crisi di coscienza hanno portato a votazioni contrarie. Sempre a Giulianova le aziende chiuse sono diventate il bancomat del comune. Il gruppo G365 dice tassazione poco equa nei confronti dei commercianti in difficoltà. Polemiche sull'affidamento della mostra dei vini ad Emilio Di Febo. L'elezione strumentalizza anche gli eventi. A Montepagano per il Partito Democratico la scelta doveva arrivare dopo le elezioni e l'evento andrebbe affidato ai residenti del borgo. E ad Atri, disabili in festa per la riapertura di Rurabilandia. È ripresa con la festa del 1° maggio l'attività del centro gestito dalla ASP.
Economia, la Camera di Commercio unica, c'è una fusione complessa. Mentre Chieti e Pescara hanno già chiuso, L'Aquila ragiona ancora sull'accorpamento con Teramo. La fusione tra Teramo e L'Aquila non sarà affrontata col meccanismo Camera-Camera perché avrebbe conseguenze importanti per le categorie rappresentanti. E intanto Confindustria Teramo ha mollato L'Aquila e si prepara a fondersi con Chieti Pescara. La sensazione tra i due versanti del Gran Sasso non sembra esserci intesa sul come procedere alla realizzazione. La grande distribuzione Conad Adriatico si prepara a sfondare il miliardo di fatturato entro l'anno. È stato presentato il bilancio della cooperativa leader di mercato in Abruzzo con il 24,41% del mercato. E il turismo, vivi l'Abruzzo sul web, la promozione si fa con le strutture ricettive del territorio. Cultura, ogni uomo parla al suo orizzonte, principi alle nuove poesie di Vito Moretti, liberate lo sguardo al di là dei muri. E poi Poli, un signore dell'intelligenza, Pino Strabioli ricorda il grande attore e fa il punto sulla stagione di prosa in corso ad Atri. Apriamo la pagina dello sport con la Lega Pro, vertice a tre sul futuro di Vivarini. Incontro in agenda oggi tra il procuratore del tecnico, lo stesso di La Padula, il direttore sportivo Fabio Lupo e il direttore generale Gianluca Scacchioli. Campitelli conferma l'addio di Giuseppe Daniello, progetto a medio-lungo termine, servono motivazioni. Ora invece torniamo sulle pagine del Messaggero e anche qui apriamo la pagina dello sport, si apre con la Serie B, si parla di Mandragora. Effetto Mandragora, il grave infortunio dell'ex genuano costringe Oddo a rivoluzionare difesa e linea mediana in vista dei playoff. In attesa di Campagnaro sarà Vitturini l'unica alternativa come centrale nelle gerarchie del campo, risale Selasi. E poi per la Virtus Lanciano, salviato, dice, conta solo vivere. Crescenzi, recuperato l'argentino, non ancora. E poi adesso andiamo sulle pagine del centro. Apriamo sempre con la Serie B, con il Pescara verso il derby, Pescara tre vittorie per l'assalto al terzo posto. Domenica all'Adriatico c'è lo scontro con il Lanciano, poi Modena e Latina, Oddo in piena emergenza, Mandragora operato e anche per coda stagione finita. Il tecnico dice serve il calore del pubblico, si mobilitano i sostenitori biancoazzurri e per i frentani domani si decide per i posti. E allora, come detto, al centro dell'attenzione c'è proprio lo stato di salute di Mandragora per quello che è stato ovviamente l'infortunio in campo. Si parla di un'operazione già effettuata e allora ascoltiamo qual è la situazione del calciatore in un'intervista di Enrico Rocchi. Professor Salini, analizziamo dunque la situazione nell'infermeria biancoazzurra. Partiamo da Mandragora, l'ultimo infortunato. Ci sono delle novità perché stamane è già stato sottoposto all'intervento chirurgico. Sì, Rolando è stato sottoposto stamane alla clinica Fornaca a Torino dal professor Quaglia, mio collega dell'Università di Torino. Ci eravamo sentiti già sabato dopo la partita col dottor Toncone, responsabile sanitario della Juventus, e essendo il giocatore di proprietà della Juventus si è preferito farlo trattare a Torino. Un infortunio che sembra banale, molti si chiedono come è stato possibile. Ma il ragazzo riferisce di essere risceso da un colpo di testa, aver sentito una fitta improvvisa sulla porzione laterale della caviglia. E ricordiamoci dell'anno scorso di Gianluca Caprari, che purtroppo ha avuto lo stesso infortunio, e anche lì abbiamo provveduto a operarlo mettendo una vite e risolvendo il problema. Nell'arco di due mesi e mezzo sarà nuovamente disponibile. Quindi 2 mesi e mezzo il tempo di recupero per Mandragora. Io penso sia pronto per il ritiro estivo con la Juventus, che in realtà il ragazzo all'ospedale di Lavagna era molto preoccupato per questo, perché forse per lui sicuramente per lui rappresenta un'occasione unica. Ora la Virtus Lanciano, ora è tregua armata tra Maio e i tifosi. Dopo lo scambio di accuse con la società, i supporters rossoneri seguiranno e inciteranno la squadra in trasferta a Pescara. Per il derby con i biancoazzurri, in forza Ferrari, uscito nella gara contro l'Avellino per un problema muscolare. La Lega Pro, L'Aquila via Modica, torna a Perrone, il ribaltone rossoblu dopo il KO. Il cambio di allenatore a una giornata dalla fine del campionato, non si placano le polemiche tra tifosi e San Domenico.
E poi la Serie D, Chieti, giovedì incontro tra Pomponi e Marino. Avezzano salvo ma bastonato, una multa di 2.500 euro per il lancio di pietre. Paris dice sono senza parole. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione torna nella prima edizione alle ore 14 e invece l'appuntamento con la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.